Buonasera cari telespettatori, benvenuti un'altra volta in questo spazio di approfondimento dove ospitiamo ancora una volta Marta Ruggeri, la candidata a sindaco per il Movimento 5 Stelle, con la quale abbiamo discusso le volte scorse un po' a grandi linee del programma. Buonasera e ben ritrovata. Buonasera, Lino. Buonasera. Allora, abbiamo fatto così un sorvolo nelle scorse appuntamenti su quello che era un po' ciò che l'ha spinta a entrare in politica, a candidarsi, e anche in linea di massima abbiamo conosciuto il programma. Però c'è in questo programma, tra le tante righe, tra le tante pieghe, qualcosa che le sta particolarmente più a cuore di altre cose? Sì, c'è un tema che mi sta particolarmente al cuore ed è il pacchetto familiare per bambini, che è una misura che intende aiutare le famiglie fanesi e soprattutto spingere alla creazione di figli, una spinta per la genitorialità, e penso che questo potrebbe essere un punto che mi qualifica in maniera diversa rispetto ai miei competitor, diciamo, ai miei avversari. E un dato demografico che ci ha messo in allarme è quello che riguarda la denatalità della nostra città. In effetti uno studio che ha fatto la facoltà di Urbino ha dimostrato che dal 2008 al 2015 a Fano la denatalità è aumentata del 25%, e ad inizio anno, proprio tramite voi, la stampa, le televisioni, abbiamo saputo quali sono i nuovi dati che riguardano le nascite nei reparti di ostetricia di Marche Nord, dell'azienda ospedaliera Marche Nord, e anche questi sono particolarmente allarmanti perché abbiamo scoperto che negli ultimi 4-5 anni la natalità è crollata del 30%, quindi è chiaro che i dati di Fano sono ancora più allarmanti rispetto a quelli nazionali. È una comunità che non cresce, che non si sviluppa attraverso la nascita di bambini, è una comunità che difficilmente si svilupperà sotto tanti altri aspetti. Quindi per invertire questa tendenza sicuramente occorre sviluppare il più possibile le politiche economiche, però ne abbiamo già parlato la volta scorsa di quelle che sono previste a livello locale nel nostro programma. Ma è chiaro che bisogna fare di tutto per abbassare il tasso di disoccupazione, per evitare che i nostri giovani debbano andare all'estero per cercare lavoro. Insomma, bisogna che i giovani restituiamo la fiducia verso il futuro, in modo da stimolare a metterli su famiglia, come si diceva una volta, sposarsi e, insomma, e mettere al mondo bimbi. E questo, secondo noi, può essere anche aiutato attraverso delle politiche sociali mirate e oculate. È un tema estremamente stimolante che può presentare diversi aspetti. Forse la denatalità non è soltanto legata al settore economico, a tanti fattori anche che alla famiglia, alla mamma possono essere utili per avere un supporto e un aiuto, certo, a che si mettono in cantiere bebè. Quindi nel concreto questo pacchetto che cosa prevede? Allora, nel concreto la prima operazione che faremo sarà quella di alla nascita di un bambino destinare un buono alle mamme residenti a Fano, naturalmente, partendo dai 1.000 euro a scendere in base all'ISEE, buono spendibile all'interno delle nostre farmacie di ASET e anche per l'acquisto di prodotti per tutta la famiglia. Quindi, diciamo, prende le mosse dalla nascita di un bambino, però è un sollievo, diciamo, che può alleviare le spese familiari. Naturalmente questo buono può essere associato anche al bonus bebè previsto dall'INPS, e riteniamo che possa essere una misura atta ad incentivare la genitorialità. Un supporto economico è sicuramente cosa molto gradita, 1.000 euro sono un bel incentivo, però che cos'altro c'è per la famiglia, insomma, questo pacchetto? Sì. Bimbi, che cosa comprende? Sì, il buono, come abbiamo detto, è una misura una tantum, poi invece abbiamo previsto delle misure che accompagnino la crescita, lo sviluppo e l'educazione dei bambini, proprio per dare sollievo alle famiglie. Abbiamo previsto la riduzione delle tariffe che riguardano i servizi comunali, a partire dalle mense, a partire dal trasporto pubblico e dell'asilo nido. Quindi
quindi dal secondo figlio si pagherà il 50% in meno della tariffa e dal terzo verrà la tariffa azzerata dal terzo in poi. Quindi, per chiarire bene il concetto, i genitori di bambini, di due bambini che frequentino contemporaneamente e utilizzino gli stessi servizi, pagheranno una tariffa e mezzo. Se hanno tre bambini che appunto usufruiscono di questi servizi contemporaneamente, pagheranno sempre per una quota e mezzo, insomma. E questo penso che sia veramente un esempio concreto dell'aiuto che vogliamo dare alle famiglie. Tra l'altro, per quanto riguarda le famiglie numerose, abbiamo intenzione di ridurre l'addizionale IRPEF. E per aiutare i genitori che sempre più spesso lavorano anche in orari, insomma, che finiscono tardi nel pomeriggio, abbiamo intenzione, su richiesta, di ampliare e rendere flessibile l'orario degli asili. E, insomma, queste sono le nostre idee e speriamo di poterle realizzare. Flessibilità anche dei servizi è sicuramente un tema che più volte è stato sulle cronache. Noi italiani siamo famosi anche per rivitalizzare il ruolo dei nostri nonni, senza i quali sì, sarebbe stato sicuramente molto difficile. Però, insomma, nonni permettendo, è giusto che si mettano in campo tutte le opzioni possibili, che la politica faccia quanto più possibile perché non si debba ricorrere necessariamente ai nonni. Anche in una città dove i bambini e le bambine sono sempre stati in primo piano. Certo. Fano è notorio per essere stata, insomma, la progenitrice di questo così ideale, progetto, sogno, come lo vogliamo chiamare. Quindi, insomma, questo progetto, questo pacchetto familiare per bambini e famiglie ben ci sta, insomma. Sì, ci rientra, diciamo, perfettamente in questa visione di città dei bambini e delle bambine, come ci rientra perfettamente, a mio avviso, la battaglia che stiamo portando avanti per difendere il nostro ospedale, soprattutto i reparti di ostetricia, di ginecologia e di pediatria, che rischiano di essere chiusi, così come previsto dal protocollo d'intesa firmato dal nostro sindaco Seri col presidente Ceriscioli. Ecco, questa è una battaglia che a me sta particolarmente a cuore, e se i cittadini mi daranno la forza di fare con il loro appoggio, porterò queste istanze fino alla porta del presidente Ceriscioli. Per quanto riguarda la città dei bambini e delle bambine, ne abbiamo sentito parlare tanto, a tanti convegni, con gran belle parole, però è arrivato il momento, secondo noi, di fare un progetto veramente integrato e realizzare questa idea in modo convinto. Fino adesso, insomma, è stato fatto in parte, anche se devo riconoscere che questa amministrazione e il sindaco addirittura ha creato uno staff apposito, però l'impatto sulla città può essere sicuramente migliorato. E si tratta di scegliere, no, come paradigma per costruire e progettare una città, i cittadini più indifesi, i cittadini più piccoli, che sono i bambini. Quindi è chiaro che fino adesso invece abbiamo avuto un altro metro di misura, che è quello degli adulti produttivi che si spostano utilizzando l'automobile, e quindi bisogna cambiare mentalità, paradigma, e rendere Fano una città più accessibile per tutti, a partire dai bambini. Una città a misura di bambino, quartiere a misura di bambino, sono sicuramente quartieri più con un alto tasso di vivibilità, però ci sono delle cose che vanno fatte nel concreto. Avete idee anche a questo riguardo? Sì, sicuramente per realizzare questo progetto ambizioso che Fano città dei bambini e delle bambine occorre fare diverse cose. La prima è, per esempio, riguarda la prima cosa riguarda la mobilità, creare dei percorsi veramente protetti che rendano possibile gli attraversamenti della città attraverso la bici e attraverso, insomma, camminando, andando a piedi. E a Fano abbiamo delle piste ciclabili che spesso sono disegnate con una striscia di vernice sull'asfalto, lungo la strada, e sto pensando per esempio a Via Roma, che costituisce una strada tuttora pericolosa. Per quanto riguarda invece il gioco dei bambini, che anche questo è importante, il gioco dei ragazzi, sicuramente vanno create delle aree giochi dove non ci sono e tenute molto meglio quelle che ci sono nei parchi cittadini e nei giardini. E poi, oltre a questo, sicuramente andrà reso in ogni quartiere un'area sportiva dove si possa fare sport libero, giocare a calcio, giocare a pallavolo, giocare a pallacanestro.
e quindi dove non ci sono vanno create queste aree, dove ci sono vanno manutenute sicuramente con estrema attenzione. Bisogna abbattere le barriere architettoniche e poi secondo noi fare anche un piano dei tempi e degli orari per evitare che ci siano momenti in cui si intasa il traffico, no? Negli orari di punta, in cui si mette molto inquinamento nell'aria, quindi si aumenta lo smog. E l'ultima cosa è che sicuramente occorre promuovere anche ed incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici piuttosto che quelli privati. Insomma, è un cambiamento politico abbastanza radicale, comunque nelle idee, ma anche nel segno della continuità. Un po', diciamo, lei stessa lo ha sottolineato, sì. Qualcosa è stato fatto, si è mosso in questa direzione. Quindi, però ci sono dei distinguo, delle differenze, immagino di sì, su quello che è stato fatto fino adesso. Sì, io ci tengo a dire che penso che un'amministrazione seria è quella che riesce a salvare le cose che di buono sono state impostate precedentemente, quindi che non azzera tutto, ma riesce a portare avanti anche le cose, le politiche positive già impostate. Però bisogna anche ricordare che il progetto Fano Città dei Bambini nasce proprio a Fano, per merito di un fanese, oltre 25 anni fa, quindi a mio avviso fa parte del nostro DNA e quindi una buona amministrazione di qualsiasi colore politico sia, a mio avviso, deve cercare di realizzarlo questo progetto. Ad oggi abbiamo visto che si è tentato di farlo, però non basta costituire una pista ciclabile che finisce nel nulla, un marciapiede monco, no? Bisogna rendere questi percorsi assolutamente integrati e continui. E per farlo occorrerà un progetto articolato e siccome per noi la partecipazione è un valore importantissimo, imprescindibile, lo vogliamo fare in modo partecipato, quindi abbiamo intenzione di costituire il prima possibile una consulta della mobilità per farci aiutare nella realizzazione anche nella parte iniziale del progetto dai nostri concittadini e portatori di interessi che come noi si intendono, si occupano da anni e sono appunto interessati a darci una mano, non a noi come Movimento 5 Stelle, ma per la città naturalmente, certo, in modo apolitico. Quindi l'intuizione è stata giusta, l'idea è stata vincente, però poi lei sottolinea anche il fatto che non si è concretizzata nel massimo delle sue potenzialità. Sì. C'è un modello anche, come in altri campi ai quali ci si può ispirare, c'è un esempio, no? Immagino, come in altri settori. Sì. Quale può essere? Per noi l'esempio è quello della città spagnola di Pontevedra, che è una città simile a Fano, nel senso che è poco più grande di Fano, ha 80.000 abitanti. Ed è una città dove ben 20 anni fa si è cominciata una rivoluzione che è partita proprio dalla mobilità e si è espansa poi ad abbracciare altri campi. E quindi un bilancio lo si può fare, perché quello che è avvenuto lì, adattandolo, lo possiamo anche realizzare, penso, in un centro come Fano. E lì che cosa è successo? Esattamente come abbiamo intenzione di fare noi, sono partiti dal rendere pedonalizzare alcune aree del centro storico. Quindi hanno aumentato i marciapiedi, anche di dimensioni, hanno ristretto le carreggiate e nel giro appunto di una decina di anni, ormai siamo a 20, i risultati si vedono. Sono dei risultati estremamente concreti, il traffico motorizzato è calato enormemente, l'inquinamento atmosferico lo stesso, l'aria è diventata salubre, addirittura l'Organizzazione Mondiale della Sanità la definisce ottima secondo i suoi parametri. Le emissioni di smog si sono ridotte dell'87% in centro città e oltre il 65% nella città completa. A Pontevedra non ci sono più incidenti mortali e la cosa è estremamente positiva. E un altro dato che secondo me non va sotto valutato è che è aumentata la popolazione del 33%, quindi tante persone che non abitavano a Pontevedra hanno deciso di trasferirsi lì perché la qualità della vita è eccellente, quindi è il benessere percepito ed è attrattiva non solo come meta turistica ma proprio per andarci a vivere. È un progetto molto affascinante e sicuramente che può stimolare anche la fantasia di molte persone. Tra l'altro poi basta, per chi vuole documentarsi un po', andare su internet, digitare Pontevedra, se ne vengono e se ne leggono di ogni. È pieno di video anche belli, esatto. Ce ne sono diversi in francese, in spagnolo, in italiano ci sono poche cose, però è facile documentarsi. Insomma, il nostro sogno
è questo, cioè di creare una piccola, di esportare quello che di buono è stato fatto altrove, che ha funzionato a Fano, naturalmente non come copia e incolla, perché ogni realtà è una realtà particolare, va adattata alla realtà locale, che la nostra naturalmente è differente. Per esempio a Pontevedra quasi nessuno usa la bicicletta, invece Fano è una città in cui l'utilizzo della bicicletta è molto alto. Comunque, per adattare questo modello alla nostra città abbiamo intenzione di coinvolgere il famoso Consiglio dei Bambini, che è un'altra realtà tipicamente fanese, è stata adesso esportato anche altrove, però spesso le idee dei bambini sono veramente affascinanti, anche queste sono utili e mi impegnerò a tenerle in considerazione anche e soprattutto per la progettazione della città. Quindi Fano città dei bambini secondo noi è una regola d'oro che dovrebbe essere seguita da qualsiasi amministrazione, noi abbiamo intenzione assolutamente di farlo, perché vorremmo che Fano si trasformasse in una città inclusiva, accogliente, sicura, dove l'integrazione avviene soprattutto per i soggetti più deboli, che sia per motivi sociali o per motivi economici. E quindi siamo convinti che una città che ha queste caratteristiche, è costruita proprio a misura di bambini, sia una città che è vivibile per tutti. Bene, il tempo è tiranno, come sempre diciamo in queste occasioni, anche se il tema è estremamente stimolante. In questo incontro abbiamo conosciuto un po' più nel dettaglio quello che sarà il programma generale del Movimento 5 Stelle di Fano e della candidata a sindaco Marta Ruggeri, che ci ha parlato della propria idea di pacchetto di città a misura di bambino e di sostegno alla famiglia, e quindi insomma questo è quello che ci ha presentato questa sera, anche se avremo modo di approfondire anche altri temi. Tra l'altro, poi lo diciamo, le puntate precedenti sono visibili nel nostro podcast su YouTube, oppure immagino che anche nei vostre pagine Facebook, certo. Quindi per chi magari si è perso le puntate precedenti può rivedere il percorso che ci ha portato sin qui. Benissimo, grazie per essere stata in nostra compagnia, grazie Marta Ruggeri. Grazie a voi per l'attenzione. Ai prossimi appuntamenti e ai prossimi approfondimenti con questo spazio sempre su Fano TV. Buonasera e arrivederci a tutti voi.